quanto strati e paesi e città io conosco e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano e lo treno che passa e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata e quanto strada con i piedi che dolino e lo cori che si squaglia come gira. Buonasera, buonasera, ultimo atto del Radici di Natale e concludiamo ovviamente con la Befana che vedete è qua con me, triste e stanca, devo dire, sei stanca? Buonasera, stanchissima. Quanta strada hai fatto? Ho distribuito un sacco di doni, sono stanchissima. Senti, la scopa è a motore, sì? No, la scopa la porto io. A mano? A mano, a mano. A mano. Il motore, io sono una Befana tradizionale. Ecco. Una Befanona sei tu, anche perché si vede che le feste di Natale ti hanno fatto bene, sei ingrassata decisamente. No, veramente con la stanchezza sono dimagrita, di solito sono più grassa. Chissà come eri prima allora. E la scopa riusciva a portarti sopra? Riuscivo. Nonostante riuscivo, la mole. Manico fermo, duro, manico robusto. Complimenti, complimenti alla Befana. Allora, numero e sovraimpressione perché giochiamo come di consueto, come ogni anno. Francesco, ciao. Ciao. Allora, la Befana con te è stata benevola, cosa ti ha portato? Allora, cosa gli hai portato Befana? Lo dici tu o lo dice lui? Lo dice lui. Voglio vedere se dice la verità. Vediamo se dice la verità. Calzettone del Milan e un calzettone della Nerf. Del Milan? E questa era Befana, ma hai sbagliato squadra? No. Sicuro? Non ho sbagliato. È vero, Milan? Sì. E oggi cosa avete fatto? Oggi. Abbiamo pareggiato 0-0. Ma manco con Ibrahimovic segnate, mannaggia. Certo, l'ha fatto entrare il 54esimo. Sta allenatore, mannaggia Pioli, mannaggia. Sì. Peccato, no? Peccato. Siete nella seconda pagina della classifica, sai, col Milan quest'anno. 12esimo. E mamma mia, andrà. Speriamo che Ibrahimovic riesca in qualche modo a risollevarvi. Cosa ha fatto la Juve invece, dillo tu? Ha vinto 4-0. Quanti gol ha segnato Ronaldo? Tre grandi gol. 0964 86 36 00 per giocare con noi. La Befana ha il premio, facciamolo vedere Befana. Premio in mano. Formaggio pepato straordinario, quello di Ilma, il caseificio di Cavologna Marina in Contrada Vasì. Ce lo giochiamo quello, l'oggetto misterioso che lo custodisce la Befana. Non so dove l'hanno nascosto perché la mole è talmente grande che può metterla dappertutto. Quindi c'è l'oggetto nascosto, però possiamo giocare anche al 7,5 e lì giocheremo con gli altri premi che abbiamo a disposizione, che sono Nakatoli e compagnia Berra di questa bellissima azienda che si chiama GLA e della Piana di Gioia Tauro. Nakatoli e anche altri dolci natalizi, oppure c'è il panettone artigianale della ditta Fratelli Ieraci via Circonvallazione Nord Siderno, o il torrone della ditta Franco e distributore Esso di Riace. A voi la scelta, 0964 86 36 00 per giocare con noi. Aspettiamo le telefonate, regia, quando arriva una telefonata ce lo dite. Noi ci mangiamo qualcosa, che facciamo? Come volete voi? Ancora mangiare, sono, Befana? Sono pieno, diciamo. Piena. Lapsus che arriva. Tu te ne sei accorto quando è arrivata la Befana? Sì. E come l'hai vista? E gli ho scattato pure una fotografia. Ma come? Vicino a casa tua? O qua? Allora, era a casa mia. Era a casa tua? Sì. Ah, anche lei è arrivata dal camino o no? Sì, ho visto che arrivavo dal camino, mi sono nascosto e ho fatto una fotografia. Guarda che si sta crescendo, ti sta crescendo il naso. No, veramente. Poi te la mostro. Pronto? Sì, alzatemi il volume in studio, per favore. Pronto, sono Anna. Anna, buonasera, da dove ci chiami? Siderno. Siderno. Anna, passato bene le feste? Benissimo. Posso chiederti l'età? 35. Anna, avrai figli, immagino. È stata
Una bellissima, un bellissimo Natale o no? Tre figli, benissimo. Ah, la Befana è arrivata anche da voi? Sì. Era lei, vero? Cosa? Era questa Befana? Sì. Ce ne sono in giro tante. Questo però è quello originale, vedi? Ha portato pure la scopa. Fai vedere la scopa, Befana, eccola qua. Questa è la sua scopa. Cammina dappertutto. Dobbiamo stare attenti che riesca di volare anche qua. A cosa vuoi giocare? C'è l'oggetto misterioso oppure ci facciamo un bel 7,5? 7,5. 7,5 per vincere i dolci. Ti do due confezioni, una di nacatole e una di queste qua, guarda. Dolci al vaniglia e cioccolato. Si chiamano Sfizi di pane e di dolce, un'azienda che si chiama GLA, eccola qui, guardiamo la regia, eccola qua, è un po' complicato, no, è molto più semplice oggi, abbiamo il caminetto che ci tiene un caldo pazzesco, allora, mischiamo le carte, ah, io ti ho occupato le mani Francesco, hai ragione, anche che devi partecipare con me, le facciamo tenere alla Befanona, la Befana tiene tutto, la Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, la sai continuare tu? Anna? La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Neve, gelo e tramontana. Viva io Dio. La Befana. La sa, vedi che la sa. Sì. Taglia. E allora, la carta di Anna è... Ti avevo mangiato il dito. No, me l'avevo messo bene. La carta di Anna è questa qua, la diamo a Francesco. Prego Francesco. Questa è la nostra, sì, la puoi mostrare, questa è la nostra, che fai col 5 Anna? Aspetta, prendo la nostra, la do alla Befana, Befana, tieni la carta, che fai col 5 Anna? Mi fermo. Ti fermi col 5, Befana, mostra la nostra, abbiamo la nostra è un 7, abbiamo vinto noi, richiama Anna, perché ridi Anna? Forse ride perché ride? Per la mia voce forse. Ah, è la voce un po' particolare perché insomma sei stanca, hai viaggiato, hai mangiato. Ora devi digiunare. Devi digiunare per un po' di tempo. Fino alle 8 stasera. Fino all'8 dell'anno prossimo. Il digiuno io non lo prolungo più di 2 ore. Non più di. Tu mangi pure tanto, no? Sei così, no. Sei magro. Io mangio un po'. Abbiamo telefonate. Vediamo se riusciamo a carpire l'attenzione di chi a casa, è stata una puntata un po' sorpresa, devo dire, perché ci aspettavano in prima serata, però siccome è una giornata di festa, quindi probabilmente vi ritroverete attorno, che so, alla tombola o a casa con la famiglia, è l'ultimo giorno peraltro, domani si lavora e quindi abbiamo pensato di anticiparla per non farvi fare le ore piccole. Pronto? Ciao. Chi sei? Ci sei? Ma non parla però, cioè non parla. Pronto? Ciao, sono Cosimo da Fiderno. Come hai detto che ti chiami, scusa? Cosimo da Fiderno. Cosimo, ciao. Cosimo, a cosa vuoi giocare? All'oggetto misterioso oppure, anzi ti faccio giocare a tutte e due. Mi sento buono per cominciare. Oggetto misterioso, che è un oggetto piccolo che ha in... La Befana non so dove l'ha nascosto, però lo può usare l'uomo e la donna, questo è il primo indizio che vi do, in quel caso vincerete il formaggio, facciamolo vedere, caseificio Ilma, eccolo qui, una bella pezzola di formaggio che è caduto Cosimo, no, c'è Cosimo, Cosimo è là, cominciamo, vuoi rispondere prima all'oggetto? All'oggetto. Allo specchietto. No, non è uno specchietto. Allora, giochiamo a 7,5. La prima carta è la tua, eccola qua, la do a Francesco. La seconda è la nostra. No, non devi mostrarla, devi mostrarlo dopo. Allora, la nostra la diamo alla Befana. Il 3 brucia, lo cambiamo. Diamone un'altra, adesso la puoi girare, Fra. Ancora un 3. Brucia. Altra bruciata. Brucia. La bruciamo nel camino? Sì, sì. Vai. Cos'ha? Cos'ha Cosimo? Facciamo vedere. Al 10. Che fai Cosimo? Mi fermo. Come? Ti fermi con mezzo? Vado avanti. Hai qualcuno con te che ti può aiutare o no? Vado avanti. Vai avanti. Carta. 5,5. Che fai? Avanti. 6. Che fai? Mi sta con 6. Stop. Vediamo noi che abbiamo Befana. Abbiamo un 5. Dobbiamo chiamare
un po' disattento oggi Francesco. 5 e mezzo, prego Befana, ancora carta. 6, abbiamo vinto noi Cosimo, devi richiamare. 6 e 6, noi stiamo, anche 6 pure lei, pure lui, no? Vero? Eccolo qua, 6 e 6. Ok, altra telefonata, pronto? Ecco le telefonate che adesso cominciano ad arrivare, tempo di sintonizzarsi sul Magnificenza dell'85 di Telemia, pronto? Pronto? Sì, chi è? Rosa da Lotte, buonasera. Rosa, buonasera, come è andato il Natale? Benissimo, benissimo. Hai cucinato tanto, sì? Sì, sì. L'ultimo pranzo di oggi cos'è stato? No, sono stata invitata. Ah, e che ti hai detto, Rosa? Un po' di tutto. Allora, oggetto misterioso, la Befana cosa custodisce? Volevo giocare con le carte, 7 e mezzo. Giochiamo subito dopo. Intanto rispondimi a quella. Cosa custodisce la Befana? È un oggetto piccolo, lo usa il maschio e la femmina. Cos'è? Uno. Due. 3, a posto, niente. Andiamo al 7 e mezzo, la tua carta. La nostra carta. Deve bruciare. Brucia, c'è un 4. Scusa, hai detto il nome? L'ho già dimenticato. Rosa. Rosa. Prego Fra, girala tu. Un 2, che fai Rosa? Carta. Carta per Rosa, scasciaste Rosa. Ciao, richiamaci. Ciao. No, no, la puoi tenere, la nostra carta rimane, se è vista, comunque ormai non fa niente, tanto se il gioco è tutto in chiaro, non c'è nessun problema. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Nicola da Monasterace. Nicola da Monasterace? Monasterace, sì. Cosa custodisce la Befana per il formaggio? Allora, volevo giocare al gioco delle carte. Giochiamo subito dopo, ma cosa custodisce la Befana? Vuoi vincere il formaggio o no? Sì, vabbè. Oggetto piccolo, di piccole dimensioni, lo usa l'uomo e la donna, cos'è? Oggetto piccolo. L'anello? Non è l'anello, allora andiamo con la tua carta, che è questa che sto passando a Francesco. Prego Francesco, falla vedere. L'ho bruciata. Anche altre fiamme, Francesco, altra carta. Giriamola. Un 2, che fai Cosimo? Avanti. Nicola hai detto, sì. Avanti. Carta? Sì, Nicola. Siamo a 3. Ne esci l'uovo fritto, Nicola. Avanti. Avanti. Siamo a 3 e mezzo. Avanti. Siamo a 7 e mezzo, Nicola. Mi fermo. Direi. Noi che cosa abbiamo, cara Befana? Mezzo. Abbiamo mezzo. Mezzo punto. E abbiamo adesso 1. E ancora carta. E abbiamo 1 e mezzo. E ancora carta. Stacca su di me regia, faccio vedere la carta, eccola qua, siamo a 3 e mezzo, no, quanto siamo? 3 e mezzo, ancora carta, al momento che giro le carte stacca su di me regia per favore, eccoci, eccola qua, scasciammi, Nicola hai vinto le 2 confezioni di dolci. Cosa? Hai vinto i dolci. Ah, ho capito. 2 confezioni ditta GLA, si chiama così GLA, della Piazza di Gioia Tauro, 1. Questo tipo e l'altro una cadola, te li metto da parte, lo faccio tutto in diretta, guarda, scompaio un attimo, vado via, faccio tutto in diretta. Pronto? Pronto? Pronto. Sì, chi è? Domenico. Domenico, da dove ci chiami? Cavolone. Befana, non mi complicare le cose però. No, io non ho complicato, mi complichi le cose così. Domenico, cosa custodisce la Befana? Domenico? Una penna. Non è una penna. Allora, 7 e mezzo va bene? Sì. E per te ci giochiamo il torrone. Torrone della ditta Franco, distributore Esso di Riace. La tua carta, eccola qua, la do a Francesco. La mia carta la do invece alla Befana. Cosa fai con... Hai il cavallo tu? Vado avanti. Stacchiamo su Francesco. Eccoci. Siamo a 6 e mezzo. Che fai? Mi fermo. Si ferma.
Befana, che abbiamo noi? Il 6. Il 6, dobbiamo chiamare su di me, sulle carte, così giro pure io le carte. Regia, su di me. Eccoci. 6 e mezzo. Abbiamo vinto noi. Richiamaci. Allora, altra telefonata, pronto? Pronto? Sento un tutù, ma non c'è nessuno. Pronto? Attesa ancora di vedere chi chiama. Mettiamo il telefono a posto perché risulta fuori posto così. 0964 86 36 00, è quello che vedete in sovraimpressione. Fa caldo con questo sto caminetto. Pronto? Sì, pronto? Sì, chi è? Domenico. Domenico, ancora tu? Ma non dovevamo sentirci più. Sto giocando, sto scherzando. Domenico, allora, dal Cavoloni hai detto, giusto? Sì. E l'oggetto sì. Cos'è? Piccole dimensioni, lo può usare l'uomo e la donna, e direi che si può usare a tutte le età, però è molto più semplice da giovani, ecco, più facile. Ho già detto tanto, eh? Domenico? Domenico? Si è addormentata? Cosa? Cosa? Domenico, ci sei? Sì. Cos'è? Rispondimi. Vabbè, andiamo al 7 e mezzo, via. Va bene? Sì. Ok, 7 e mezzo. Però un pochino più... Sembri triste, afflitto, che ti è successo? Morì la gatta, no? No. Ah, no, morì la gatta. Allora. Questa è sua. Carta sua, carta nostra. Prego, gira. Hai un 5, che fai, Domenico? Domenico? Ti fermo. Ti fermo. Una bella svegliata, però, dai. Befana, che abbiamo? Il 2. Il 2. Chiamiamo, carta. Scasciammi, hai vinto, Domenico. Un briciolo d'allegria c'è? Domenico? Sì, grazie. Grazie. Purtroppo ha vinto. Almeno ti disse grazie. Ha vinto il torrò. Qui si vince sempre. Basta essere costanti nel chiamare, ma si vince sempre. Pronto? Adesso tra un po' diamo un altro indizio che probabilmente sarà quello, come dire, più importante. Chi è? Pronto? Caduta la linea, allora richiamate ancora. Sento il vociare delle telefonate in sottofondo. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Chi è? È il gioco della Befana? Sì, chi sei? Ciao, sono Armando, ti conosco, Carella. Ah, Armando mi conosci? Vabbè. Meno male. Il guaio... Di dove chiami, Armando? Da Monasterace. E ti conosco pure io, a te? Io ti conosco di più perché tu sei più famoso. Oh, non capirai quanto. In televisione. Magari ci siamo fatto qualche ballata di tarattella qualche volta, forse. Va bene, Armando? No, ci siamo. Sì, forse ho partecipato qualche volta, sì, ma non è che abbiamo ballato assieme, comunque ti ho visto in diverse emissioni. Va bene, ok. Facciamo così, adesso giochiamo. Va bene? Sì, sì. Okay. Armando. Bello pimpante. Sì. Che oggetto è? L'orologio. Non è l'orologio, non è l'orologio. Adesso giochiamo a 7 e mezzo però. Ricominciamo a giocare per i dolci, va bene? Ok, va tutto bene. Va tutto bene. Allora, la carta tua la do a Francesco. Attenzione perché io non ho mescolato le carte, perché ancora la matta non è uscita. E quindi è in queste poche carte che sono rimaste. Quindi Francesco, a te la carta. Befana, a te la carta. Giochi contro la Befana. Hai un 4, lo bruciamo. Altra carta per te, prego Francesco. Girala. Hai un asso, che fai? Va davanti. Carta. È la matta. È 7 già, che fai? 7 e mezzo. No, con questa è 7. Ah, mi fermo. Ti fermi. Noi andiamo dalla Befana. Befana, che abbiamo? Abbiamo il 3. Il 3 lo bruciamo pure noi. E prendiamo un'altra carta, che è questa. Fa
Facciamola vedere l'asso. L'asso. Ovviamente io chiamo. 1 e 1, 2. Ancora carta. 2 e mezzo. Carta. 2 e mezzo. Carta. Siamo a 5 e mezzo. Carta. 5 e mezzo. Scasciami. Hai vinto le nacatole. Hai vinto le nacatole. Va bene, Armando? Dove vado a ritirare? Qua a tele mia, quando vuoi. Da domani in poi puoi venire quando vuoi. A Roccella, tele mia, Roccella, Ionica, via Roma. Facile, facile. Tele mia, Roccella, ok. No, no. Ok, grazie. Basta chiedere, ciao, feste, basta chiedere, tele mia, Roccella, dov'è? Sì, ma conosco, conosco pure Giuseppe, dai. E allora, è facile, facile. Altra telefonata, ciao Armando, ovviamente non puoi più giocare tu, chi vince non può più giocare. Pronto? Dai che diamo l'altro indizio per giocarci quel formaggio della ditta Ilma, buonissimo, pronto? Già la Befana lo stava pregustando. Pronto, è caduta la linea ancora. Io intanto mescolo le carte. Pronto? Pronto? Ecco la telefonata, la sento. Chi è? Giuseppe da Siderno. Giuseppe, e allora? Questo oggetto misterioso cos'è? Il profumo. No, non è il profumo. Allora, adesso ti faccio giocare alle carte, alle 5 carte. Dovete dovere più alto o più bassa per 5 volte. Subito dopo, attenzione, ve lo dico a casa, giocheremo solo e esclusivamente all'oggetto misterioso, perché vi aiuterò ad arrivare a una soluzione, va bene? E allora, intanto giochiamoci alle carte e sai cosa ci giochiamo? Il torrone della ditta Esso di Riace. Va bene? Della ditta Franco, distributore Esso e anche autolavaggio, bar, rinomata pasticceria, il caffè buono buono, fanno dei cornetti eccezionali. No. Sì, la ditta è Franco, distributore Esso, taglia il mazzo. Allora, come hai detto che ti chiami? Giuseppe. Giuseppe. Lui ha una memoria fantastica, io invece, vecchietto come sono, ho perso un po' la memoria. Tu la Befana come ce l'hai la memoria? L'ho persa pure io. L'hai persa pure tu? Giuseppe, quanti anni hai? 7. Allora la Befana è arrivata da te? Sì. Cosa ti ha portato? Carbone? No. No. Ero io. Era, la Befana. Era questa Befana? No. Lui non l'ha vista, poverino. Cosa gli hai portato? Tu lo sai? Non ti ricordi? Non mi ricordo. Lui lo saprà. Cosa ti ha portato la Befana? I colori. Eh. E lo scannetto. Tu che senti tutto? Lecca lecca, ah, anche dolce. Sono stata io. È stata questa Befana, adesso si è ricordata. E allora, giochiamoci questo torrone. Cominciamo una carta per te, tagliamo il mazzo, Fra? Ancora. Sì, ho sbagliato io a rimescolarle. Ah. Qualche volta sono scemotto, che devo fare? No. Eccoci la carta, questa è la prima carta di partenza. La prossima sarà più alta, giusto? Più alta ed è la prima carta. La prossima sarà più alta o più bassa? Più alta ed è più alta. Siamo a 2. La prossima sarà più alta o più bassa? Bassa. Più? Bassa. Ed è più bassa. Siamo a 3. Attenzione, la prossima è più alta o più bassa? Bassa. Più? Bassa. Alta. Lo perdoniamo, dai. Siamo a 4. La prossima sarà più alta o più bassa? Alta. La mamma ti sculaccia, se no è sì che hai vinto, guarda. È un modo di dire, per carità, non si usano le sculacciate, non si usano più, meno male.
Grazie, grazie a te, hai vinto il torrone, vieni a ritirarti buono e poi lo vai a prendere alla ditta Franco, all'Esso, distributore Esso di Riace. Aspettiamo le altre telefonate perché adesso vi do l'indizio per giocare all'oggetto misterioso. Befana, tieniti le carte, dammi il formaggio, mollalo quel formaggio un po'. L'hai riscaldato pure. Riscaldato. Eccolo qua, formaggio Ilma, pronto? Caldissimo. Sì. Anche buono, pepato. Da Ilma c'è una grande novità, lo sapete, c'è il formaggio al bergamotto. E anche la ricotta al bergamotto, che io ho assaggiato e vi dico che è una delizia incredibile. Pronto? Pronto? Io non sento nulla. Pronto? Eccola, sì, da dove chiami e chi sei? Da Locri. Ti chiami? Rosa. Hai già vinto tu Rosa, no? No, no. Non hai vinto. Allora, la Befana, in qualche posto del suo corpo, ha nascosto un oggetto. Un oggetto piccolo, di piccole dimensioni, lo usa l'uomo e la donna, ma si usa molto di più quando sei più ragazzi, ecco, quando sei bambini. Cosa può essere? Non è un oggetto. Borotalco. Eh? Borotalco. Che? Borotalco, no, non è il borotalco. Piccole dimensioni, borotalco già ha una confezione abbastanza grande. Che rossetto sbavato che hai per fare, ma che cosa ti sei mangiata? Ciao Rosa! È il gioco delle carte! No, non c'è adesso, adesso giochiamo solamente all'oggetto misterioso, vi voglio far vincere questo formaggio. Va bene. Ciao Rosa, richiamaci! Grazie. Puoi partecipare ancora, tanto non hai vinto nulla ancora. Pronto? Oggetto di piccole dimensioni, tu l'hai usato Befana? Sì. Sì, l'ha usato pure lei. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sono Giuseppe La Roccella. Giuseppe, tu hai vinto già? No, no. No. Allora, Giuseppe, oggetto piccole dimensioni, lo usa l'uomo e la donna, si usa specialmente quando si è più piccoli. E... il telefono. Mi telefoni o no? Mi telefoni o no? No, no, la Befana dice che no. Pronto, richiamaci. Richiamaci Giuseppe, dai, altra telefonata veloce. Il formaggio di Ilma aspetta. Pronti? Sì, chi è? Sono Angelo. Angelo, da dove? Da Cittanova. Angelo da Cittanova, si è svegliata anche molto la piana lontano. Di Gioia Tauro. Sì, allora, zona Gioia Tauro. Piana di Gioia Tauro, no? Cittanova. Sì. Siete la piana. La piana, certo, la piana. La bellissima villa di Cittanova. Ma da questa parte abbiamo lo stocco. Avete un polmone verde straordinario, è vero. Pure lo stocco, ma più la villa. Lo stocco che piace, va bene. Allora, oggetto misterioso per vincere questa. Ma io pensavo che si trattava di piercing, ma già che è difficile. Si trattava di? Un piercing. No, non è il piercing, non è qualcosa di moderno, non vi concentrate su questo, è qualcosa di molto ma molto più semplice. Ciao, richiamaci, saluti okay. A Cittanova. Ok. Città ai piedi dello Zomero, magnifica, bellissimo posto, sono delle chiese fantastiche, ci siamo stati più volte con Domenica in Piazza, anche con Radici, anni e anni fa, con Domenica in Piazza probabilmente torneremo più presto. Abbiamo fatto la manifestazione pasquale bellissima, le varette fantastiche. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove? Bovalino. Bovalino, ti chiami? Maria. Maria. Allora Maria, sto formaggio, lo assegniamo? Volevo giocare con le carte. Le carte giochiamo dopo, adesso giochiamo al formaggio, va bene? Va bene. Con l'oggetto misterioso. Attenzione. Aspetta. Puoi dire di cosa si tratta, cioè di che cosa, è una cosa che si usa la donna. Guarda, io non ti ho detto questo. No. Ho detto che lo può usare l'uomo e la donna, si usa di più quando si è ragazzi, ma si può usare anche da adulti, per carità. È un oggetto piccolo, di piccole dimensioni, e per il momento va bene così. Non è difficile, attenzione, non è difficile. In alcune condizioni lo usa anche la donna
adulta, anche teenager lo può usare. Allora, cosa può essere? Una molletta per i capelli. No, non è, non è roba, no, Befana no. No. No, conferma anche la Befana, no. Niente. No. Se la molletta la usava ancora oggi la Befana, tu le usi le mollette? Certo. Ma quale? Quelle per appendere la biancheria? Certo. Non per i capelli, guarda i capellacci che hai brutti, guarda. Ma sono bellissimi. Pronto? Ciao. Ciao, ciao, altra telefonata, veloce. Se no la Befana si addormenta, non è difficile. Pronto? Sì, chi è? Pronto? Sì, chi sei? Allora, rispondi a unghie. Aspetta, chi sei intanto? Rosa da Locri. Rosa da Locri, non è il tagliaunghie, Rosa? No. No, non è il tagliaunghie, il tagliaunghie da bambino non si usa, no? È difficile che un bimbo si tagli le unghie da solo. Ragionate un po', non è difficile. Che adesso vi do un altro indizio che è molto importante, quello che vi dirò. Pronto? Pronto, sono Angela. Angela, da dove? Buonasera. Bella, bella pimpante Angela. Che cos'è questo oggetto? Che cos'è questo oggetto? Non lo so. Non è il tagliaunghie, Rosa. Non lo so. Aia, come facciamo? Anche io lo so. Vabbè, lo so. Un aiutino. E ancora? Allora, lo usa l'uomo e la donna. Specie quando si è in tenera età, la donna lo può usare anche da adulta per un determinato motivo. E poi è di piccole dimensioni. Così, guarda, guarda, piccole dimensioni. Piccole dimensioni. Francesco non sa cos'è, perché non glielo ho detto. Un piercing? No, l'abbiamo appena detto che non è un piercing, non è una qualcosa di moderno. E richiamaci, ciao! Ciao, ciao! E non gnacculiare quando parlo. Pronto? Sai che significa gnacculiare? Sì. Che significa? Non fare le moine. Sì. Tu gnacculigli, Befana? Ogni tanto. Gnacculiglia pure la Befana. Pronto? Pronto? Sì, chi sei? Antonio La Roccella. Antonio, allora, che oggetto è? L'anello. Non è l'anello, già detto anello. Ciao. Arrivederci. Ciao Antonio. Stiamo sottraendo tempo alla tombola. Pronto? Fra, rispondi tu. Fai qualcosa. Pronto? Pronto? Ti ricordi qualche anno fa cosa gli chiedevi pure? Il numero civico, te lo ricordi? Sì, quello lo chiedo. Ora glielo chiediamo di nuovo. Pronto? Sì, pronto. Chi sei? Ciao, sono Francesco da Roccella, ciao Pino, ciao Befana. Ciao Francesco, hai visto che bella Befana che abbiamo? È bella, però secondo me alla Befana il baffetto non gli stava, dai. Il? Baffetto. C'è il baffetto? Non ce l'ha il baffetto, non ce l'ha. Non ce l'ha. Regia, fai un primo piano della Befana. Non la vedo bene. Ecco, vedi il baffetto? Ha un rossetto un po' sbavato, perché lei il rossetto, allora. Ah, rossetto, mangia in continuazione, quindi ovviamente ogni tanto. E allora, Francesco, non gli hai chiesto una cosa? Cosa gli hai detto? Numero civico. Gli dici sto numero civico, che numero civico hai tu? 88. 88, che nella tombola è? E non te lo posso dire. Non lo dire. Francesco, allora, che oggetto custodisce la Befana? Allora, abbiamo detto che piccolo lo può così usare sia la era donna. Un oggetto piccolo, così lo usa l'uomo e la donna, si usa spesso da ragazzi, anche la donna lo può usare da adulta in determinate condizioni. E poi è facile, non pesa manco tanto. E cosa dire di più? Non pesa, è leggero, tanto. Quasi come una piuma. No, come una piuma no, è leggero. Che cosa può essere? Piccolo, piccolo? Perché poi ci sono le dimensioni diverse, ma sempre piccolo è. Francesco, ci sei? Sì, pronto, mi senti? E devi rispondere adesso. E il
Non lo so, Pino, guarda, mi ha fatto solo piacere sentirvi e augurarvi tutti una buona Befana. Grazie, grazie. Ascoltami, però l'articolo l'ha indovinato, è proprio il. Ciao Francesco. L'articolo giusto è il. Quindi non comincia per S e non comincia per altre lettere dove servono altri articoli. Pronto? Pronto, pronto Pino, ciao. Ciao, chi sei? Roberto da Locri. Roberto, allora, che oggetto è? Secondo me è il termometro. Non è il termometro. Il termometro non è piccolino, eh? È un pochino lunghino. Befana è il termometro? No. Non è il termometro. Non è il termometro. Roberto, ti è venuta la Befana? Mi ha portato, sì. Che ti ha portato, Roberto? La bicicletta. Aspita! Troppo, troppo, secondo me meritavi carbone. Ha sentito la Befana? Perché la bicicletta mi diverto io. E lo so, per questo meritavi carbone. Ciao Roberto, buona Ciao. Rimanenza di festa, domani si lavora. Noi lavoriamo oggi. Ciao. 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 Forse ho capito. No, non hai capito, non credo che hai capito. Come l'altra volta, metto che hai capito e poi dimmelo nell'orecchio. No, 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 non hai capito. Hai indovinato l'articolo, però. L'articolo il. Pronto? Sì, chi è? È Rosa, da Locri. Rosa, fimmana di casa. E allora, questo formaggio ce lo portiamo a casa? È il? Il ditale. Il ditale, non è il ditale. Ciao. No, piccolino. È no. Piccolino, ma non è il ditale. Non abbiamo scelto il ditale. Il ditale non è. È il ditale? No. No? La Befana dice di no. Dove l'hai messo? Nel reggiseno? L'hai costruito nel reggiseno? No. Pronto? Pronto, chi è? Francesco, rispondi tu. Chi è? Sono ancora Giuseppe da Roccella. È un po' seccato pure Giuseppe, vero? Sì. Allora, Giuseppe, che cos'è? Il temperamatite. Il? Il temperamatite, Befana, il temperamatite. Bravo! E fallo vedere dove l'hai nascosto. Dove l'hai nascosto? Bravo! Eccolo qua! Eccolo qua! Era il temperamatite, regia. Andiamo sul primo piano, temperamatite. Di piccole dimensioni, lo uso l'uomo e la donna, ovviamente quando si va a scuola, e quindi la donna lo usa anche per temperare la matita del trucco, e quindi lo uso anche. Hai visto che non hai indovinato? Ah, non avevi indovinato, tu non mi avevi detto questo. Non dire le bugie, sono lunghe il nasino. No, non l'ho detto. Hai vinto tu, hai vinto il formaggio, domani puoi venire a prendertelo qui a Telemia. Va bene? Bravissimo, ciao. E allora, adesso ricominciamo a giocare con le carte. Però, la Befana, nella sua grande mole, ha un altro oggetto misterioso. E con questo oggetto misterioso noi ci giochiamo un panettone artigianale, quindi di quei panettoni, insomma, che costano, sono anche eccellenti, della ditta Fratelli Ieraci, panificio in via Circonvallazione Nord a Siderno. Quindi il prossimo oggetto misterioso vincerà quel panettone e intanto noi andiamo a giocare a 7 e mezzo o alla carta più alta. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, chi è? Rosa da Locri. Rosa, e allora Rosa, dobbiamo vincere qualcosa stasera, no? Speriamo. E allora, la Befana è un altro oggetto. È un oggetto, anche questo non è grande come dimensioni assolutamente. È in metallo, non dico di più, ho già detto tanto, vero? Ho già detto tanto, la Befana si arrabbia poi. Che cos'è? La forbice. No, non è la forbice, l'avevamo detto l'altra volta. Io ci ritento. Tu l'hai visto, stavolta l'hai visto, non puoi dirlo. Non l'ho visto. Se l'hai visto, dai, che l'hai visto, non dire le bugie. Non giuro che non l'hai visto? Giuro. Ti credo, non l'hai visto. E allora, ci sei Rosa? Sì, ci sono. Ecco, 7 e mezzo per te. Alza le carte. Carta giù. Carta di Rosa a Francesco. Carta nostra da Befana. Prego Francesco. A 5 hai Rosa. Che fai? Che bel dilemma.
Chiamo o non chiamo? Chiamo o sto? Chiama, dai. Chiama? Chiama, ha detto sì. Che chiama. Regia, sulle carte che chiama. Eccolo qua, io giro la carta. Rosa, scasciasti. No, non fa per te. Sette e mezzo. Ciao, richiamaci. Ciao, ciao. Ciao. Altra telefonata veloce. Pronto? Pronto? Sì, Maria chi è? Da Bovarino. Sei? Maria da Bovarino. Maria, hai già vinto tu, sì? No. No, non hai vinto. Niente. Che oggetto ha la Befana? Che oggetto ha? Eh? Un danno grande. Non ho capito. Quello grande. Ho detto che di dimensioni piccole. Ah. Ma è più grande del temperamatite. Ah, ok. Chi lo può, chi posso farne uso? Non ho capito, basta la televisione, sennò succede un macello. Che adesso fare uso. Può farne uso? No, non ti posso dire questo, ti dico questo. Ah, ok. Può farne uso chiunque, ecco, chiunque. Una forbice. No, l'ha appena detto, la forbice non è. Sette e mezzo per te, veloce. Carta tua e carta nostra è già là. Gira la carta. Mezzo, che fai? Avanti. Carta 4 e mezzo. Che fai? Avanti. Avanti? Sì. 5. Che fai? Basta. Si ferma col 5. Che abbiamo noi, Befana? Abbiamo il 6. E vinciamo noi. Ha vinto la Befana, lei ha un quasi. Ciao. Quasi miracoli che fa costantemente. La Befana fanno miracoli? No. Certo che Befana non fanno miracoli. Pronto? Questa è una Befana un po'. Sì, chi è? Wenda Cavagna. Numero civico. Non ho capito il nome, poi chiedi prima il nome. Chi è? Wenda Cavagna. Noemi, Noemi. E il numero civico che hai? Numero civico. Che numero civico hai, volevo sapere. Eh? 17. No, 17. Il 17. Allora, che oggetto custodisce la Befana? Oggetto in metallo, abbiamo detto, che ne fanno uso tutti. Una aiutina. È più di questo che devo dire. Vabbè, Befana. Niente di più. Niente, Befana, lei, se lo, lei l'aiutino lo posso dare io. Questa volta sono sicurissimo. Sì? E allora cos'è? Oh, ci sei? No. Eh? Passiamo alle carte. Passiamo alle carte. Rinuncia. Befana ha rinunciato. Carte, una a te, ed è la tua, la nostra ti è la Befana. Gira Francesco, hai un asso, che fai? Avanti. Avanti. Uno e mezzo, che fai? Avanti. Quattro e mezzo, che fai? Avanti. Fra quanto siamo? 4 e mezzo. E più 5 quanto fanno? 9. 9? 9 e mezzo. E 9 e mezzo, eh? Scasciavo. Sì. E dillo tu, scasciavo. Scasciavo. Nel microfono dillo, scasciavo. Scasciavo. Scasciasti, devi richiamare. Scasciasti. Pronto. Cosimo da Salerno. Come, Cosimo? Sì. Hai già vinto tu, Cosimo? Sì. No, se hai vinto non puoi chiamarlo. No, non ho vinto. Non hai vinto? No. Allora, l'oggetto misterioso che custodisce la Befana cos'è? Le forbici. Eh? Le forbici. Ma no, l'hanno già detto. Mille volte. Allora, dovete sentire quello che dicono gli altri. Non state solo al telefono, sentite pure la televisione, perché è una cosa importante. Così non perdete tempo soprattutto. Allora, andiamo a giocare questa a 7 e mezzo. Questa volta sono sicurissimo. La carta, ma tu l'hai visto, imbroglione. No. Gira la carta di Cosimo. Ok. Mezzo. Che facciamo? Vado avanti. Avanti, seconda carta. Fra, quanto siamo? 6 e mezzo. 6 e mezzo. Befana, noi che abbiamo? Un poco. Ah, ti sei fermata, giusto? Sì. Che abbiamo noi? Il 5. Noi abbiamo il 5, costretti a chiamare. 6.
ancora carta, lentamente spizzicugliare, si dice. Scasciammi, hai vinto! Hai vinto le nacatole! Grazie. Vieni a ritirarle qui a Telemia. Ciao Cosimo! E allora, mettiamo da parte ancora questi dolci che abbiamo ancora da assegnare della ditta GLA. Pronto! Fra, vedetela tu, io sono stanco. Chi è? Pronto? Pronto, sono Angela. Da dove? Da dove chiami? Buona serata. Numero civico? Alle carte. Angela, vuole sapere il numero civico, ce lo dici? Ah! Posso giocare con delle carte? Sì, sì, ma lui è fissato col numero civico, vuole saperlo, è un compito matematico che lui fa. No, tu hai detto. Va bene, te lo dico, dai. Che numero civico hai? Il numero 2, 32. Numero 2, prendi nota, no, numero 32. 32. Sì, senti, sì. La Befana, Befanona, che cosa ha addosso? Nascosto. Ah, ma io vorrei giocare alle 7 e mezzo. Ti faccio giocare pure a 7 e mezzo, ma prima rispondimi cosa ha la Befana. Ah, è la Befana, non lo so. Fa sta truscia e roba, che dà la Befana? Non lo so, non lo so. Non lo sa. E allora, andiamo direttamente alle carte. Le carte. La carta tua è questa qua, eccola qua. La carta nostra è quella della Befana. Hai un mezzo, che fai? Mezzo, continua. Continui con mezzo e siamo a uno e mezzo. Ancora, avanti. E quanto siamo fra? Tre e mezzo. Bravo, matematica 10 gli diamo. Che fai? Quanto? Tre e mezzo, ha detto Francesco. Continuo, continua. Mi pare che ha? Scasciao. Scasciao, disse Francesco. Ciao, richiama Angela. Ciao, ciao. Numero civico 32. Pronto? Pronto? Chi è? Ciao Pino, sono Francesco, stavolta voglio giocare però. Stavolta? Voglio giocare. Vuoi giocare? Prima ti ho salutato, adesso giochiamo. E che oggetto ha la Befana addosso? Un medaglione. Un medaglione? Befana, sì. Da un medaglione? No. Sbottura ti vedivo. No. Non ce l'ha, non ce l'ha il medaglione. E leva la camicetta, Befana. No. Camicetta no. Allora giochiamo alle carte, Francesco. Sì. Allora, la tua carta è questa. Se non sono tutti gira fra. Nomi, vuol dire che lo so. Hai un asso, che fai? Avanti. Avanti, avanti. Ah, ti appasta la matta. E chi se setti, mi fermo. Si ferma con setti. Nu che davimo? E noi bruciamo. Pigliamo fuoco qua. Altra carta, prego Befana, girala tu. Altro quattro. E noi bruciamo, pigliamo fuoco. Altro con caminetto. Gira Befana. 5. Noi dobbiamo pregare che esca il? Almeno il 2. Almeno il 2, dice Befana. Ma sei così cattiva, gli vuoi rubare anche le biscotte. Ma io vedo che c'ho la matta Befana però. Non . C'entra niente, col 7 vinciamo noi. 7, 6, 5, 2 vinciamo noi. Se esce il 2, vediamo che esce, carta, ne esci un 3, e non per dirmi, scasciamo e per dirmi. Hai vinto i biscotti, vieni a prenderti domani a Telemia. Va bene. Ciao Francesco. Grazie, una buona serata. Buonasera buona a te. Continuazione. Te li metto da parte, biscotti per tutti, ditta GLA. Pronti? Altra mano, altro gioco. Secondo me questa volta non indovinano. Non indovinano? Misterioso. Allora, oggetto pronto? Misterioso più 5 carte per il torrone. Pronto? Sì, chi è? Rosa da Locri. Rosa, hai vinto tu, no? Dai, vediamo se vinco stavolta. Non hai ancora vinto niente? Niente. Come fanno a muovere niente? Che vuoi che ti dico? Oggetto misterioso che dava a Befana in collo, anzi in collo, come città, in collo, come dice Locri. L'occiale. No.
Aspetta, che si caccia e ciao. Sì, ce l'aveva gli occhiali, ma non è quello l'oggetto che noi pretendiamo sapere. È un oggetto grande o piccolo, scusa? Di piccole dimensioni. Ah, Befana, l'ha già mostrato quant'è. Che manone che hai, fai vedere le mani, Befana. No. Che mani curate che ha la Befana. Guardate. Allora, aspetta, l'oggetto l'abbiamo quasi identificato, dice Francesco. Ci sei ancora, Rosa? Rosa? Sì, ci sono, ah, certo. Giochiamo alle carte, va bene? 5 carte per te. Carte le buone, dai. Ecco, vinci il torrone se indovini 5 carte di fila, eh. Partiamo sì. dal re. La prossima è più? Bassa. Bassa. E ha ragione Rosa, un 4. La prossima è più? Alta. Invece più bassa, Rosa. Oh cavolo! Ciao Rosa, ciao. Richiamaci. Io sono troppo sicuro. È sfortunata. Se... Vediamo se lo sai, dimmelo nell'orecchio. No, è sbagliato. Non è nemmeno quello. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sono Angela. Angela, sono, ma tu Angela. Hai vinto già. Non ho vinto. Non hai vinto? No. Da dove chiami? Da Monasterrate. Ah, è Monasterrate. Ah, quello del numero 32. Sì, non mi si viene. Che oggetto ha la Befana? La Befana non lo so. Buttati dopo dalla finestra, deve buttare senza scopo, si fa male dalla finestra. Non lo so. Allora giochiamo le carte. Facciamo le carte, dai, vediamo. Partiamo dal asso. Ti è andata bene. La prossima è più? Alta. E siamo a 1. La prossima è più? Mi fermo. Ma perché ti fermi? Non è 7,5. Non è 7,5, scusa. 5 carte. La prossima è più alta o più bassa? Più alta o più bassa? Più alta. Sulle carte regia, sulle carte devo girare, eccolo qua. E invece è più bassa. Angela, numero 32. Devi richiamare. Ok, ciao. Altra telefonata velocemente. Pronto? Qui si vince sempre, Befana. Siamo buoni. Sì, ma poi dicono, non lo so cos'è l'oggetto misterioso. Se lo sai, non giochi, no? Certo. Vedi che ti è caduto il microfono, guarda. Ma cosa stai combinando, Befana? Aspetta un attimo, ti sistemiamo il microfonino. Eccolo qui. Non ti muovere tanto. Pronto? Pronto? Antonio da Roccella. Antonio, e allora, questa Befana ha un oggetto misterioso, è in metallo, non è di grandi dimensioni, lo possono usare tutti, che cos'è? Per il coltello. Eh? Non lo so. Ma hai detto qualcosa prima? Il coltello. No, non è il coltello. Allora, giochiamo la carta più alta, le carte più alte, va bene? Andiamo a vedere se riusciamo a darti il torrone. Cominciamo con un 7. La prossima è più? Bassa. Invece più alta. Richiama. Ciao. E allora, io do un altro indizio. Sì. Quale? Vediamo. Secondo te questo oggetto, Befana, si usa più di giorno o di notte? Di notte. Non è che il vaso da notte. Si usa di notte ed è in metallo. Ma è così. Non è che il... No. Non è quello. No, quello non si usa più. Non si usa più. Adesso si va direttamente in bagno. Pronto? Pronto. Chi è? Rosa, sempre io. Rosa, guarda, te l'abbiamo imboccata. Allora, metallo, piccole dimensioni, metallo, piccole dimensioni, uomo e donna indifferentemente, lo usano tutti e soprattutto si usa di notte. Cos'è? E che si usa di notte? E che si usa di notte? L'abat-jour. No, non è l'abat-jour.
Perché? Non ti fanno tanto cose. Lo so. Tu lo usi Befana? Sì. A Befana fa ridi. A Befana usa, adesso che usa pure a Befana. Befana, aiutami un poco. Giochiamo la carta, via. Partiamo da un 5, la prossima è più alta o più bassa? No, è più bassa. Sicura? Sì, è più bassa. Siamo a uno, sì. Siamo a uno, eh. Voglio più bassa, dai. È più alta, ciao. Ciao, ciao. È il gioco, sul 3 hai più probabilità di vincere dicendo che è più alta, non più bassa. Poi è il gioco delle probabilità, ovviamente. Pronto? Io ho un altro dubbio sull'oggetto misterioso. Hai un altro dubbio? Sì. Vediamo se è quello giusto. Ah, sì. Però stai zitto, non dire manco a Francesco ha indovinato l'oggetto misterioso. Pronto? Telefono libero, si vince quel bellissimo panettone artigianale che offre la ditta dei fratelli Ieraci, panificio in via Circonvallazione Nord in quel di Siderno. Pronto? Pronto? Sì, chi sei? Sonia. Non ho capito. Rosa. Ah, ancora tu? Rosa. Di Locri? Chiamo. Da dove chiami, Rosa? No, no, di Caulonia. Ah, Rosa è Caulonia questa. Allora, Rosa, che oggetto è? Non lo so, una pila? E allora lo sai, credo. Che cos'è? Hai indovinato. Hai indovinato, è una pila. La pila, la custodiva la Befana, eccola qua. Rosa, ecco l'oggetto misterioso. Si accende pure? Si accende pure, sì, ecco. Avevo indovinato anche Francesco. Allora, hai vinto il panettone. Vieni in televisione domani a ritirare il buono per andare a prenderlo a Siderno, va bene? Devo venire domani per forza. A casa non arriva. È normale che devi venire qui a prendere. Vabbè, no, quando passo la Roccella. Sì, non va, no, domani no, poi quando vuoi tu, va bene? Va bene. Ciao. Alle carte non gioco. No, hai già vinto. Ciao Rosa. Buona continuazione di festa. Allora, rimangono da giocarci ancora il torrone e ancora confezione di biscotti. Quindi ne abbiamo di questi dolci natalizi. Abbiamo il 7,5. E carta più alta per il torrone, per assegnare il torrone. Pronto? 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 Sì, chi è? Chi sei? Allora, diamo un'altra telefonata, altra telefonata. Mettiamo giù il telefono. Pronto? Abbiamo un altro panettone, mi dicono, da assegnare. E ancora un oggetto misterioso che... Pronto? Sì, chi sei? Angela. Angela, numero 32, ormai sappiamo tutti. Sì, sono sempre io. Angela, ascoltami un attimo. Abbiamo un altro panettone da assegnare, artigianale, ed è sempre con l'oggetto misterioso, che ce l'ha ancora indosso la Befana. Ma io non riesco proprio a capire, neanche non riesco proprio... Aspetta, non lo so. Aspetta un attimo, dammi il tempo di ragionare. E ci dobbiamo giocare ancora il torrone con le 5 carte da indovinare, okay, più alto o più bassa, va bene? Ma quante cose misteriose la Befana? La Befana è vestita, non lo sa nemmeno lei quanta roba addosso. E te lo garantisco che stavolta manco lei lo sa, posso solo immaginarlo. Allora, cominciamo con l'oggetto. Oggetto di piccole dimensioni che ha la Befana addosso. Cos'è? Nascosto? Addosso. Ci sei, Angela? 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 Mi sa che è caduta. Altra telefonata, regia? Pronto? Pronto? Pronto, sono Angela, è caduta la linea. Angela, sì. Allora, oggetto misterioso che ha la Befana addosso, piccole dimensioni, che cos'è? Piccole dimensioni, non lo so, orologio? Non è l'orologio, allora carte, le carte per te.
5 carte da indovinare per portarti via il torrone da Itta Franco Esso, distributore di Riace. Partiamo dal 5. La prossima è più alta. E invece è più bassa, Angela. Ciao. Ok, ciao. Allora, oggetto misterioso della Befana. Devo dire che di questi oggetti addosso ne ha più di uno. Pronto? Hai capito, eh? Pronto, chi è? Penny da Caudogna. Noemi? Sì, Noemi. Noemi, Noemi sì. Allora, che oggetto ha addosso la Befana? Un anello. Non è un anello. Allora, passiamo alle carte. Si parte dall'8, la donna. La prossima è più? Alta. E invece è più bassa. Comunque, ciao. Qui ho sentito una voce. Sentito una voce? Hanno suggerito. Hanno suggerito male. Altra telefonata veloce, pronto? Pronto? Sono Gabriele. Gabriele, da dove chiami? Da Monasterace. Gabriele, che oggetto ha la Befana addosso? Nascosto. Gabriele, svegliati. È caduto. Non lo sa? Le carte? No, gioco le carte. Diamo le carte. Occhio, al 3. Dopo il 3, la prossima è più? Alza. E siamo a 1. La prossima sarà più? Bassa. Più bassa, andiamo sulle carte, regia, veloce. Ecco, la prossima è più alta invece. Ciao. Ciao piccolo Gabriele. Piccolo. Sembrava piccolino, sì. Altra telefonata, pronto? Se lo bispigliare. Sei tu Francesco? No. E chi è? Una telefonata. Pronto? Sono Angela. Angela, allora, che oggetto ha? Vediamo se vinco. Guarda, se riesci a guardare bene, quasi quasi si nota che oggetto ha. Ah, non guardare, allora no. Il microfono? Non è il microfono, Angela. Non è il microfono. Va bene, giochiamo alle carte. Giochiamo alle carte, via. Siamo al rush finale, attenzione, Stacchiamo sulle carte, regia, carta più alta, eccola qui, si parte da un 8, la prossima è più? Bassa. E hai ragione, e la prossima sarà più? Alta, siamo a 2, la prossima è più? Bassa. Lo dici tu questo, è così, è più alta. Ciao, richiama. Vabbè. Giuseppe da Monasterace. Giuseppe, allora, che oggetto ha addosso la Befana? Non lo so. Non lo so, le carte. Andiamo alle carte. Si parte dal 5, la prossima è più? Alta. E invece è più bassa. Giuseppe richiama. Ciao. Ok, ciao. Veloce qualcuno, l'altra telefonata. Qualcuno penserà che questi qui che chiamano Monasterace ci sono tanti, però sono sempre gli stessi. No, non sono sempre gli stessi. Vabbè, Giuseppe sì, è sempre con lui. Pronto? Pure Angela. È 32. Sì. Chi è? Antonio da Roccella. Antonio, allora, che oggetto ha addosso? Il ferretto. Non è il ferretto. Carta. Dal 3 si parte, la prossima è più? Alta. Hai ragione, e la prossima sarà più? Hai ragione. Basta. No, è un 7 ancora. Puoi riprovare, vediamo cos'è. È più bassa, hai ragione, siamo a 2. Poi? È più alta. E invece è più bassa. Ciao, richiama. Ciao. Altra telefonata veloce, pronto? Sento squillare. Pronto? Pronto, sono Nicola da Siderna. Prego Befana, fallo tu sto gioco. Che oggetto hai addosso?
Piccolo, 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 così. Ma non... ha già detto tutto. Che oggetto ha addosso la Befana? Un oggetto piccolo, così. E poi? Che cos'è? Non lo so. Non lo sa. Carte. Dal 10. La prossima è più? Bassa. Ed è un 4. Siamo a 1. La prossima sarà più? Dai, veloce però. Alta. Non possiamo stare fino a mezzanotte qua. Allora, è giusto, siamo a 2. La prossima è più? Alta. Ed è più bassa. Ciao. Richiama. Ci sono ancora carte, io le mescolo perché sono veramente poche. Pronto? Pronto. Francesco, dai, vai tu. Pronto? Pronto, chi è? Rosa da Locri. È quella che non vince mai. No, pare che prima ha vinto. No, non ha vinto. No, non hai vinto, vinto Rosa? No, non ho vinto, niente. No, no. E la Befana cosa ha addosso, Rosa? Allora, il telecomando. Ma no, non è il telecomando. È piccolo, piccolo, piccolo. È piccolo, 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 dice la Befana. E chi sta via, ma... Intanto taglia il mazzo, Francesco. Vediamo se vinci il torrone. Cartone bene. Vediamo se vinci il torrone. Partiamo da questa carta, guarda quanto è bella. Una donna. La prossima è più? Rosa. Basta. Più? Rosa, basta. È più? Basta. Hai ragione, siamo a 1. La prossima è più? Rosa. Più no, alta. Basta. Ma devi parlare però. Più alta, giusto? Basta. Più bassa dell'asso, dai, richiamici. Ciao Rosa. Ciao. Hai sbagliato. Più bassa dell'asso non può essere. Pronto? L'abbiamo dato in confusione, Rosa. Pronto, chi è? Attenzione, l'oggetto misterioso è piccolo piccolo, lo indossa la Befana ed è di metallo, per vincere il panettone artigianale di Tagliaraci. Chi è? Sono sempre Francesco da Vaccella. Sì, chi è? Francesco da Roccella, Pino, mi senti? Ma tu hai già vinto, Francesco. Sì. Non puoi chiamare. Sì. Ciao, ah, No. E mo cosa pia l'oggetto? Vabbè, pazienza. Non ciao, si può. Grazie. Ciao. Richiamate, 5 minuti ancora abbiamo di tempo. Pronto, sono Angela. Poi dobbiamo dare la linea alla Piazza di Gioia Tauro perché abbiamo 60 news importantissimo. Pronto, chi è? Angela, dimmi. Oggetto misterioso, veloce. Oggetto, non lo so. Bottone? Non è un bottone, ciao. Posso giocare al gioco delle carte? Ah, carte veloce, sì, ecco. 6, la prossima è più? Alta. Eh sì, e siamo a 1, la prossima è più? È bassa. Ed è più alta, ciao. Ciao, ciao. Allora, per facilitarvi le cose, 3 carte bisogna indovinare adesso. Siamo al rush finale, dobbiamo ridare subito la linea alla regia. Pronto? Attenzione, perché l'oggetto è di metallo. Pronto, Antonio la Roccella. Oggetto di metallo, piccolo piccolo, e lo indossa la Befana. E lo usano le donne, tanto, tanto, tanto. Pilla. Una? Pilla. Toglietela. Faccio vedere questa? No, fai vedere quella. No. È pieno di spille. Ecco qua, ecco è pieno di spille. Ma che fai, Befana? Ti spogli. Non si vede, qui non si può vedere. Non si vede. È una spilla da baglia, hai ragione. Hai vinto, ciao, hai vinto il panettone. Vieni in televisione, ti prendi il buono e vai a sedere a riprenderlo. Allora dobbiamo assegnare il torrone, lo facciamo subito con le 3 carte. Pronto? 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 Le ultime telefonate per assegnare il torrone, se no la chiudiamo qui. Pronto? Pronto, sono Angela. Angela, allora 3 carte, attenzione Angela, per vincere il torrone. Ci siamo? Partiamo con questa. La prossima è più? Alta. Hai ragione, sì, siamo a 1. La prossima è più? Bassa. Sì, siamo a 2. La prossima è più? Bassa.
È più alta, ciao Angela. Allora, altra telefonata veloce. Pronto? Pronto, Rosa. Sì, chi è? Rosa. Rosa, sei tu? Sì, Rosa, Rosa. Rosa, siamo al 9, la prossima è più? Rosa, dai. Basta. Più bassa, ed è il 3. Siamo a 1, la prossima è più? Alta. E siamo al 6, se indovini questa vinci il torrone. La prossima è più? Basta. Vediamo se è vero. Sì, sì, hai vinto il torrone finalmente. Vieni a prenderti buono, poi lo vai a ritirare all'esso di Riace. Grazie Rosa. Vengo qualche giorno, ok? Quando vuoi tu. Buona continuazione di festa. Venite in orario mattutino quando la segreteria. Ma era Rosa da Locri, sì. E allora questo l'aspettavo prima da vincere. Sì, abbiamo finito qua. Basta telefonate. Ciao. Finisce qui il gioco a premi di quest'anno di Radici di Natale. Ringraziamo Peppe Ierinò che si è prestato come Babbo Natale, come tutto fare nelle altre puntate, stasera come Befana. Perché le e se mi permetti il nome d'arte Chalet. Vorrei fare un saluto ai miei 4 nipotine che mi vedono da casa, bellissimi, ciao. Ecco qui, Francesco, noi ci dobbiamo ritrovare per un altro anno, altro quiz, sì, e altro gioco, sì. È vero? Sì. Quindi dai gli auguri a tutti, auguri per il nuovo anno. E per il nuovo anno. E basta? A scuola vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti i miei compagni e le maestre. E prometto? Ripeti. E prometto che divento juventino. No. Questo no. Abbiamo finito, termina qui il Radici di Natale, grazie a tutti i nostri sponsor che come sempre ci hanno supportato. Anche perché no, sopportato voi da casa. A tutti buon anno e buon proseguimento di serata con i 60 news di Telemia. All'anno prossimo. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facci di uomini, di femmine, di picciriggi, chi salutano è lo treno, chi passa è li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntari i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lucori che si squaglia come gira